questo luogo. Torniamo in Italia con la cronaca. 35 anni fa una bomba esplodeva sul treno 904 che da Napoli viaggiava verso Milano. Le vittime allora furono 16. Oggi i sopravvissuti attendono ancora la verità sui mandanti di quella che è passata un po' alla storia come la strage di Natale. Ce la ricorda Claudio Pandolfi. Io ero sicura di morire perché con tutto il sangue che mi scendeva in gola ho capito chiaramente stiamo morendo, è successo qualcosa di grande, ma forse uno scontro, qualcosa, ma nessuno pensava a una bomba. Il 23 dicembre del 1984 la signora Enza Napoletano si trova nella carrozza 9 del rapido 904, quella in cui alle 19.08 scoppia la bomba. Proprio mentre il treno partito da Napoli con destinazione Milano attraversa la galleria di San Benedetto Val di Sambro in Toscana, si ritrova al buio con i suoi due figli piccoli, ferita. Noi siamo stati all'inferno, il ricordo più nitido è la voce dei genitori che chiamavano i figli. 16 morti, tra cui 3 bambini, quasi 300 i feriti, una strage orrenda che ha segnato per sempre la vita dei sopravvissuti. Io e i miei figli, le conseguenze le abbiamo avute dopo. Ci sono attacchi di panico, ci sono stati d'ansia. Nel 1992 Pippo Calò, il cassiere della mafia, e i suoi uomini vengono condannati in via definitiva per strage. Le sentenze parlano di un intreccio tra Cosa Nostra, Camorra e versione di destra. La bomba avrebbe dovuto distogliere l'attenzione dello Stato dalla lotta alla mafia. Mancano ancora i mandanti. Nel 2015 Totò Riina viene processato e assolto per l'attentato. Muore prima del processo di appello. Abbiamo bisogno di sapere chi è stato. Abbiamo bisogno, dopo 35 anni, di avere la verità. Non possiamo più accontentarci di una verità, di una finta giustizia. E adesso la storia di Giuseppe Pistolato, il diacono operaio che per 20 anni ha aiutato i detenuti del carcere di Venezia. Anche lui è tra gli eroi civili insigniti pochi giorni fa dal presidente Mattarella e lo ha incontrato Rossana Caviglioli. La notizia me l'ha portata mia nuora, che è venuta con mio figlio l'altra sera. Capivo, ma non mi rendevo conto, ecco, di una roba del genere. Sorpreso, quasi intimidito dall'improvvisa notorietà, Giuseppe Pistolato, per tutti i Beppi, 93 anni, diacono, per 40 anni operaio nel cantiere navale Breda, è stato nominato da Sergio Mattarella commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Per l'impegno profuso è la motivazione